Allora, oggi andiamo avanti chiaramente introducendo effettivamente i primi costrutti, no, del linguaggio Python, agganciandoci un pochino ai ragionamenti che avete visto la settimana scorsa sui diagrammi di flusso. Cominciamo a entrare un pochino, no, più nel vivo su quelle che sono le istruzioni principali, più semplici, no, di base del nostro, diciamo, nel nostro linguaggio. Diciamo che la volta scorsa avete visto proprio sull'ultimo, diciamo così, scorcio di lezione l'utilizzo, no, del Visual Studio Code come strumento che ci permette sia di scrivere, no, dei programmi, sia di eseguire delle istruzioni anche in modo interattivo, no, usando la console sottostante. Quindi se noi vogliamo, no, vedere. Ad esempio, io apro la cartella settimane dove ci sono gli esercizi di ogni settimana, no? Io posso quindi aprire una cartella all'interno del quale ho vari file e posso iniziare a scrivere, no? Creando un nuovo file, esempio.python, no? Iniziare a scrivere qualche cosa, ad esempio, se volessi sapere quanto fa 3 più 2, posso scrivere un print 3 più 2, adesso oggi vedremo un po' come funziona, e l'istruzione print ciò che fa è quando viene eseguita, il programma viene eseguito una riga per volta, quando arriva a eseguire quella espressione, quella funzione, calcola, no? L'interprete Python calcola il valore che c'è tra parentesi e lo mostra a video, quindi cliccando sul tastino run, vediamo un po' di schifezze sul terminale sotto, di cui una riga che è 5, che contiene il numero 5. Questo è l'output del nostro programma. Noi avremo sempre queste righe, adesso sono diverse secondo il computer che avete, dove salvate le cose nelle cartelle, ma sono le righe attraverso cui il Visual Studio Code dice all'interprete Python, devi eseguire questo programma, quindi di fatto a un certo punto c'è una riga che dice Python, esegui esempio.py, ma questo lo fa già lui da solo quando premo il tasto run. Poi a questo punto ciò che avviene da questo momento in avanti è il mio programma in Python che lavora e tra le cose che fa è quella di stampare un risultato. Stampare un risultato che può essere un risultato numerico, che può essere un risultato di tipo testuale. No? Oggi è lunedì e quindi stampiamo anche lunedì, no? Il concetto di stampare significa che è un'informazione che dall'interno del programma viene portata sul terminale, quindi su questa finestra di comandi sotto. Quindi noi stiamo separando quello che è la scrittura di un programma, che è una sequenza di istruzioni Python, una dopo l'altra, che vengono poi eseguite in ordine, la prima, la seconda, la terza. Prima ha stampato 5 e poi ha stampato lunedì perché la print di 5 viene prima della print di lunedì, quindi l'ordine delle operazioni si mantiene. Quindi stiamo scrivendo un programma che è una sequenza di istruzioni e questa finestra di sopra è una finestra di pura scrittura. Poi nel momento in cui facciamo un run, no, che chiamiamo il tasto di esecuzione, allora questo programma viene mandato in esecuzione. Viene mandato in esecuzione se è corretto. Perché se io dimenticassi questa parentesi tonda chiusa e provassi a fare run, a parte che già l'editor se ne accorge, dice guarda che c'è qualcosa che non va, ma se no quando faccio run mi dice attenzione che non posso partire perché, e il perché me lo scrive qua. E dobbiamo abituarci anche a leggere i messaggi d'errore, in questo caso dice syntax error, la parentesi tonda aperta was never closed. Cioè, hai un errore nella tua sintassi, la sintassi sono le regole del linguaggio, di composizione delle frasi del linguaggio, in particolare c'è una parentesi tonda aperta che non è stata mai chiusa. E quindi dice, guarda, o non la dovevi aprire o se la apri devi chiuderla, le parentesi non sono bilanciate. E poi mi dice anche, se guardate la riga sopra, mi dice line 2, cioè se il programma fosse più lungo dovrei capire ma dove cavolo è che l'ho dimenticata questa parentesi, lui mi dice alla riga 2. Poi magari l'errore, se lui mi dice riga 47, magari l'errore è sulla
sulla riga prima o sulla riga dopo, non sempre riesce, no, a beccare la riga giusta, ma almeno mi dice dove pensa di aver trovato il problema e addirittura mi fa vedere la riga incriminata con una frecciolina sotto dicendo guarda, secondo me questo è il punto in cui mi sono andato a schiantare. E questo è un tipo di errore. Altro errore, ad esempio, io potrei dimenticare queste virgolette. Allora, in questo caso l'errore è un pochino più difficile da decodificare. Mi dice, name error, il nome lunedì non è definito. Adesso vedremo tra 10 minuti, anche meno, quando parleremo di nomi di variabili. No? Qui in realtà lui si aspetta, quando vede un nome al di fuori delle virgolette, si aspetta non di stampare esattamente quelle lettere L, U, N, E, D, I accentata, ma di stampare il valore di una variabile che si chiama lunedì. No? È come se uno scrivesse, adesso lunedì è un nome un po' strano per una variabile, ma se noi scrivessimo print X, voi me lo dite subito, ma cos'è X? No? Vuoi stampare la lettera X o vuoi stampare il valore della variabile X, dell'incognita X? Eh beh, il valore qua, no? In questo caso. Quindi se metto le virgolette voglio stampare esattamente un messaggio, in modo letterale. Se invece non metto le virgolette sto calcolando un'espressione. E se questa espressione contiene delle variabili che non sono definite, vedremo tra un secondo cosa vuol dire definire una variabile, ovviamente mi aspetterò un errore. No? Se vogliamo la stessa cosa ce l'ho anche sulla prima riga, qui avevo 3 più 2 ma ho stampato 5, ma io potrei stampare virgolette 3 più 2, chiuse virgolette, e mi farebbe vedere in questo caso esattamente 3 più 2. No? Quindi quando mettiamo ancora tra virgolette stiamo identificando una stringa costante all'interno del linguaggio, quindi una sequenza di caratteri che viene presa tale quale. Se invece non abbiamo gli apici, le virgolette, allora ciò che scriviamo viene interpretato in senso aritmetico, cioè cerca di farci i conti. Ovviamente devo averci messo dei valori dentro. Ecco, in Python, tra l'altro, una comodità che troveremo è che quando devo scrivere i messaggi li posso usare sia l'apice doppio che l'apice semplice sulla tastiera. Quando sono assolutamente, no, equivalenti. Quindi, doppie virgolette 3 più 2, singole virgolette 3 più 2, chiaramente se apro le doppie virgolette devo chiudere le doppie, se le apro singole devo chiudere singole. Ok? Quindi questa è, vabbè, l'istruzione base, no, con cui partire. Però ci posso fare poche cose, se non calcolare delle espressioni con dei valori noti, finché non riesco a generalizzare i dati che, con cui il programma lavora. E i primi due tipi di dati con cui entreremo in contatto sono i dati numerici e i dati testuali, quindi numeri e stringhe. No? La parola string in informatica indica una sequenza di caratteri, una sequenza di lettere, caratteri, cifre, eccetera, eccetera. Okay? Allora, partiamo dal concetto base. Le variabili. Cioè un programma per poter lavorare, per poter fare qualcosa di utile, deve lavorare con dei dati che siano ogni volta diversi. Cioè avere un programma che mi calcola l'area del cerchio, una figata, ma se mi sa solo calcolare l'area del cerchio di raggio 2, non serve un granché. Mi servirebbe un programma che mi calcoli l'area del cerchio di qualunque cerchio, con qualunque raggio. Quindi vuol dire che il raggio del cerchio è una variabile all'interno del programma. Allora il programma diventa più utile perché si può adattare ai vari tipi di valori. Nell'esercizio che abbiamo fatto la settimana scorsa, se io vi do i nomi, l'elenco dei nomi delle persone di un altro corso, il programma funziona lo stesso e chiaramente darà un risultato derivante dagli altri dati. Allora, qual è concettualmente, come vengono rappresentate le variabili in Python? Allora qua devo chiedere a chi già conosce un linguaggio di programmazione, in particolare il C o il C++, di non pensare a quello che già conosce. Ok? Perché qua il modello è un po' diverso. È più vicino al modello di chi conosce magari Java o JavaScript. Ma al di là di quello. In Python, quando io memorizzo un valore, ho sempre due elementi. Un nome di variabile e un valore associato a quella variabile.
e li ho disegnati in due figure diverse. C'ho una variabile che si chiama base e attualmente ha il valore 6 e l'ho disegnato con questa frecciolina qua. Ho una variabile che si chiama altezza e attualmente ha il valore 4. Cioè il mondo delle variabili e il mondo dei valori sono due mondi separati che chiaramente sono collegati dal fatto che in un certo momento una certa variabile assume un certo valore, è collegata a un certo valore. E dico è collegata perché se andiamo a vedere le ultime due variabili, città di residenza e città di nascita, sono entrambe Torino in questo caso. E questo disegno mi fa vedere che in realtà di valore stringa Torino ce n'è uno solo ed è condiviso da due variabili diverse. Ma questo è un ragionamento che riprenderemo tra 3-4 settimane, sui numeri e sulle stringhe non fa molta differenza, ma quando vedremo strutture dati dinamiche tipo le liste, allora sapere se che due variabili fanno riferimento allo stesso valore e non una copia identica di un valore precedente cambierà parecchio le cose, quindi ci darà qualche grattacapo in più. No? Però mettiamoci già subito in mente questa distinzione che è evidenziata, no? Che se noi andiamo sul sito che era citato all'inizio sulle slide, Python Tutor, no? È molto carino perché ci permette, te bravo, non mi interessa tutta questa cosa, di scrivere poche istruzioni, poche perché non riusciamo a scrivere programmi grandi, poche istruzioni in Python e vedere immediatamente che cosa succede. Allora, mi fa vedere, diciamo, le variabili interne al programma. Allora, questa figura è carina da vedere, ma poi come faccio a creare una variabile che si chiama base che vale 6? Qual è la sintassi per creare una nuova variabile e dargli un valore iniziale? La sintassi è molto semplice. Nome uguale valore. Lì c'è scritto lattine uguale 4. Noi possiamo scrivere base uguale 6. E se io faccio eseguire sul Python Tutor questo, mi fa vedere che c'è una variabile che si chiama base con un valore 6 affiancato, associato a questo. Quindi stiamo creando il fatto di scrivere una istruzione tipo nome uguale valore, sta facendo due cose. Uno, crea una nuova variabile, cioè un nuovo nome, a cui posso associare dei valori. Due, associa inizialmente il valore che gli ho detto a quella variabile. Ok? Quindi ad esempio, a questo punto torniamo su PyCharm, possiamo dire che la base è uguale a 6, avevamo detto l'altezza è uguale a 4, posso creare più variabili. Quindi sto creando una variabile che si chiama base e che inizializzo col valore 6. Cioè inizializzo significa assegno un valore iniziale. Poi sto creando un'altra variabile che si chiama altezza che inizializzo col valore 4. Queste variabili non esistevano prima. Quando il programma andrà a eseguire quelle due istruzioni, vengono create e viene ad esse associate quel valore. Quindi a questo punto se io facessi una print di base, vabbè, in teoria il programma mi stampa 4, 6, scusate, mi stampa 6, in teoria ma per fortuna anche in pratica. E posso ovviamente, una volta che ho segnato un valore, una variabile, usare questo valore per fare altri tipi di elaborazione. Tipo ad esempio area sarà uguale a base per altezza. E quindi se stampo l'area mi aspetto che mi stampi 24, che ce l'ho qua sotto. Analizziamo la riga 4, cosa ho fatto qua nella riga 4? Ho creato una nuova variabile che si chiama area.
Quindi simbolo di uguale mi crea una nuova variabile. Che valore iniziale ho dato a questa variabile? In questo caso non ho dato un valore costante, ma un valore dato da un'espressione aritmetica, cioè la moltiplicazione di due numeri. Numeri che però non ho indicato esplicitamente come valore numerico, ma ho indicato un nome di una variabile, e quindi nel calcolo dell'espressione l'interprete Python, quando vede il nome della variabile, va a recuperare qual è il valore corrente di quella variabile. Quindi quando io ho scritto base, lui va a prendere il 6. Quando ho scritto altezza, lui va a prendere il 4 e quindi fa poi 6 per 4. Python è un linguaggio che, come tutti i linguaggi di programmazione, lavora sui numeri. Non ha nozione di, no, che questa sia l'area di un rettangolo. No, quello lì ha fatto 6 per 4. Che si chiami base o che si chiami Giuseppe, a lui non interessa. Gli interessa se vale 6 o se vale 7, allora il calcolo è diverso. Poi, ok, abbiamo creato una variabile inizializzandola con una costante oppure con un'espressione che può comprendere al suo interno altre variabili o altre costanti. Se fosse un triangolo, la formula dovrebbe essere diviso 2. No? Allora in questo caso sarebbe l'area di un triangolo e non più di un rettangolo, siamo noi che sappiamo che cosa vuol dire quella formula. E fa 12, chiaramente, non più 24. Però una variabile in informatica è una cosa diversa rispetto a una variabile in matematica. Perché se io a questo punto faccio base uguale 2 e stampo area, nuovamente, che cosa mi aspetto di vedere? Allora, qui ho fatto casino, scusatemi. Allora, io adesso ho messo base uguale 2. Area, devo stamparla. Allora, adesso la base vale 2, l'altezza vale 4, quindi quando stampo l'area mi darà 2 per 4 diviso 2? No. Cioè il fatto che io qua abbia calcolato l'area usando il valore di una variabile non vuol dire per nulla che se cambio il valore di quella variabile allora questa formula venga aggiornata barra ricalcolata. È molto più scemo Python. Dice: guarda, tu mi hai detto di fare 6 per 4 diviso 2, l'ho fatto, ma io ho fatto 6 per 4, non ho fatto base per altezza. Se poi sta base la cambi, sono fatti tuoi, ma io oramai area vale 12. E se non mi cambi tu esplicitamente il valore di area, ricalcolandolo in modo diverso, continua a valere 12. Per questo dico che è diverso rispetto alle variabili della matematica. Se voi scrivete area uguale base per altezza diviso 2, state creando una relazione tra tre variabili, e quell'uguale è una cosa molto forte, ti dice che quei tre valori sono collegati da quella uguaglianza da sempre e per sempre, cioè dal Big Bang fino alla fine del mondo. È sempre vero che quei tre valori, altrimenti c'è qualcosa che non funziona, no? Non vi vengono i passaggi. In informatica invece non c'è nulla di tutto ciò. Le variabili sono semplicemente un nome che è associato a un valore. Se poi gli cambio il valore, va bene. Da quel momento in avanti a quel nome sarà associato un valore diverso, ma il nome di per sé non significa nulla. I calcoli li faccio sempre con i valori correnti. Quindi la frase che ho detto, ma forse non l'ho, adesso la possiamo cogliere meglio, è che quando io eseguo la istruzione di riga 4, io calcolo, creo la variabile nuova che si chiama area, la inizializzo con un'espressione che prende il valore corrente della variabile base e il valore corrente della variabile altezza. Cioè il valore che hanno in quel momento lì, se ce l'hanno. Se non ce l'hanno mi dà errore, se poi quel valore lo cambio, chi se frega. Non ha nessun impatto, nessun effetto sulla variabile area che poverina punta al suo valore 12.0, messo da qualche parte, e non cambierà fino a quando non
modifico la variabile stessa, area. Ecco, qui abbiamo scoperto un'altra cosa, alla riga, quant'è questa? 6, che è una variabile che ho creato alla riga 1 con un valore iniziale di